finisce in parità la gara tra Avellino e Spezia, che in Serie B non si erano mai affrontati e che oggi hanno giocato per tentare di rimanerci in B. Lo Spezia allunga a 5 risultati utili consecutivi e si conferma squadra quasi imbattibile in trasferta. L'ultima sconfitta esterna dei Liguri risale al 29 settembre, 1-0 a Piacenza. L'Avellino viene punito nelle poche occasioni in cui si distrae, la prima dopo solo 13 minuti. Gorzegno, servito da Biso, infila Gragnaniello alla terza gara in campionato dopo l'avvicendamento con Pantanelli. Pallonetto del numero 3 dello Spezia da dubbia posizione di fuorigioco, che sorprende il portiere Irpino fuori dai pali. I biancoverdi sono pericolosi su calci da fermo, in particolare calci d'angolo, e proprio da un calcio d'angolo battuto da Paonessa al 25esimo ottengono il pareggio con Mengoni, bravo a saltare più alto di tutti. È importante il gol del difensore ex Grosseto. L'Avellino si spinge in avanti per cercare di ribaltare il risultato. Alla mezz'ora Paonessa batte un calcio di punizione che Anastasi deve in rete, ma l'arbitro Lopes di Torino annulla per fuorigioco. Nel finale del primo tempo ci provano ancora gli Irpini. Salgado mette in mezzo, Madazzi esce di pugno. Poi Paonessa, appena entrato nel vertice sinistro dell'area di rigore, cade. Per l'arbitro non è rigore. Si chiude così un primo tempo giocato in sostanziale equilibrio dalle due squadre. Nella ripresa sia Avellino che Spezia entrano in campo contratte, nervose. Di Cecco entra duro su Camorani, poi subisce fallo anche Pellicori. Al 19esimo Gragnaniello esce su Guidetti lanciato a rete. Successivamente Frara non inquadra la porta. L'arbitro non giudica da rigore il tocco di mani di Cristante su palla calciata da Paonessa. Subito dopo, sempre il trequartista avellinese, appena tornato dalle due gare disputate con la nazionale Under 21, si fa applaudire per questo tiro da 30 metri che Dazzi alza sulla traversa. Al 20esimo Paonessa batte calcio d'angolo. Salgado segna di testa, ma Lopes non convalida ancora la rete irpina. Di Cecco, tra i migliori in campo, mette al centro, ma la difesa ospite chiude in angolo. Al 26esimo Anastasi serve Salgado in posizione regolare, che solo davanti al portiere lo dribbla e mette comodamente in rete. L'attaccante avellinese conferma di attraversare un buon momento di forma. L'Avellino tocca con mano i 3 punti che gli permetterebbero di superare proprio lo Spezia in classifica. I Lupi vogliono chiudere la gara. Anastasi batte per Pellicori, che conclude a rete in maniera spettacolare, ma l'arbitro ha già fischiato la sua posizione di fuorigioco. Pellicori prova a mettere il suo sigillo sulla gara, ma Dazzi glielo nega. Lo Spezia ciuffa il pareggio allo scadere. Ancora Gorzegno, ancora Pallonetto. I Liguri, che prima di questa gara avevano subito 10 gol su 18 nei minuti finali, questa volta fanno festa al Partenio, proprio poco prima che l'Ops indichi i minuti di recupero. L'Avellino, per vincere 2 gare consecutive, dovrà ancora aspettare. Un Avellino Alfredo che ha confermato di attraversare un buon momento di forma, però oggi ha buttato via una grossissima occasione, da segnalare anche 3 gol annullati agli Irpini. Sì Valentina, ma c'è una spiegazione a tutto, cioè l'Avellino vinceva 2-1 e ha chiuso la partita senza attaccanti, nel senso che prima è uscito Paonessa, poi sul 2-1 è uscito Salgado, a 3 minuti dalla fine è uscito Pellicori, cioè sarebbe bastato a quel punto metterne 10 sulla linea di porta e avrebbero fatto prima. Ora, quando tu rinunci a giocare in vantaggio e rinunci a tutti e tre gli attaccanti, secondo me questo è un errore gravissimo che l'Avellino paga, un errore di mentalità, e l'Avellino ha sciupato una grande opportunità, perché avrebbe riaperto un campionato che è sempre stato in salita. Però ripeto, la mentalità è una cosa che tu non acquisti al supermercato. Almeno un attaccante in campo lo devi mantenere, almeno uno, perché in ogni caso a quel punto lo Spezia non ci credeva più, avresti avuto la possibilità in contropiede, le immagini parlavano chiaro, di chiudere la partita. Quando tu inviti l'avversario ad attaccarti rinunciando a tutti gli attaccanti che hai e proponendo quasi un modulo con 9 tra difensori e 10 tra difensori e centrocampisti, è normale che alla fine la squadra che attua questo tipo di mentalità paghi. L'uomo della provvidenza per quanto riguarda lo Spezia invece è un difensore, Gorzegno, seconda doppietta stagionale per lui.